Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da... sì, li ho fatti tutti al mercato e li ho presi da due persone. La prima che vi faccio vedere sono degli acquisti fatti da Katia. Katia, vi ho anche fatto un altro video, un try on haul, per quanto riguarda alcuni vestiti nel senso completi, giacca e pantalone, pantaloncini, vestito, eccetera, eccetera. Lo troverete qui. Se già l'ho messo online, vi metterò il video nella i del e giù nell'info box. Vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto da lei. Mi servivano delle bluse e mi servivano di diverso, diciamo, materiale, nel senso che mi serviva qualcuna semplice, qualcuna particolare e ovviamente guardando poi direttamente dalla sua pagina Facebook, perché lei ha sia una pagina Facebook che anche un profilo su Instagram dove vi fa vedere tutti l'abbigliamento che acquista, vi mette le foto sia sui manichini e sia sulle modelle, perché alcune ragazze si fanno delle foto e poi lei le pubblica. E ovviamente potete anche vedere delle foto dove ci sono io, tipo come i modelli che vi ho fatto vedere poco fa, cioè nell'altro video. Vi faccio vedere quello che ho acquistato. Mi serviva una blusa bianca semplice perché io ne avevo una con il colletto con tutte le pietre, ma le pietre lavando ovviamente si sono staccate e non l'ho più trovata. Ed è strano perché l'ho lavata nella bacinella, sapete, in una bacinella, quindi l'ho lavata a mano, non l'ho messa nella lavatrice, ma non trovo più le pietrine, quindi o le ho perse tipo mentre ero in giro perché io non le trovo più. In caso se poi li vedo nelle bancarelle, sapete, quelle pietrine piccoline, li comprerò perché sinceramente la maglietta mi piace. O se no gliela tolgo perché se non mi sbaglio si può anche scucire il fatto del bordino. Comunque mi serviva una blusa bianca ed ho preso questa, scusate, mi sposto leggermente da questo lato, lo faccio vedere qua. E ho preso questa che è una blusa semplicissima, bianca. È una blusa semplicissima, bianca. La particolarità sta nelle maniche perché ha tutta questa parte plessettata. È abbastanza trasparente, ma ha un velo in più, quindi diciamo non si nota molto la trasparenza. Non so se si vede qua. Ed è molto molto semplice, come vi ho detto, bianca, normale. Poi c'ha il bottoncino qua dietro nella chiusura. Non so se ci sia il prezzo. Aspettate perché ho le mani sporche. Un secondo. Non so cosa ho toccato. Mi sono toccata la faccia, non lo so. Ma ho le mani sporche. Non vorrei sporcare i miei vestiti. Ok. E niente, quindi ho preso questa blusa, è semplicissima, vedete, nel colletto non ha niente, proprio mi serviva qualcosa da sottogiacca, ma che avesse tipo una cosa più particolare, quindi in questo caso una manica. Ho preso un'altra blusa e questa l'avevo vista sempre nelle foto tramite sempre il suo profilo. Mi è piaciuta e quindi l'ho voluta prendere. Ed è questa blusa così molto semplice che cede sinceramente perché mi piace proprio l'effetto che ha davanti. Perché è senza bottoni, ha un'apertura molto cioè. Bella, mi piace perché arriva proprio fino all'apertura del seno. E le maniche sono a tre quarti, quindi per me sono manica corta, però mi piace tantissimo perché ha il modellino che ha questa parte, diciamo, bombata qua davanti. Questa qua che ha questa parte bombata qua davanti, quindi se anche questa viene consigliata per quando vai a mangiare fuori e quindi anche se mangi un po' di più non si vedono i rotolini della pancia perché ha questa parte diciamo bombata e mi piace molto. E la parte dietro è semplicissima, tutta disegnata, specialmente con un jeans, questa è fantastica.
l'ultima blusa che vi faccio vedere mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista, mi sono innamorata di questo colore, di questo modello e l'ho presa subito al volo. Ed è questa blusa semplicissima, un bel po' trasparente, infatti dovete mettere un toppino sotto perché traspare, cioè si nota il reggiseno, si nota perché l'ho già provata, quindi ve lo posso dire. Ha un taschino qui al lato, ne ha soltanto uno. Il tessuto è molto molto leggero, quindi questa ve la consiglio per il periodo tipo estivo, però quando uscite la sera, sapete, c'è un po' di freschetto e tutto. È molto molto carina come blusa, mi piace molto. Diciamo sì, la manica è lunga, mi arriva proprio precisa e poi alla fine ha un bottoncino. Questa, diciamo, è più stile per una persona anche un po' più bassa, gli fa proprio la manica che la potete risvoltare. Io no, perché avendo delle braccia abbastanza lunghe. E poi la blusa è molto molto lunga, che copre il fondoschiena e la parte dietro è semplicissima, normale. Poi, sempre per quanto riguarda da Katia, ho preso le ultime due cose, che sono questa magliettina che mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista, l'ho voluta prendere subito, anche mi piaceva un'altra con il fiore, ma credo che la prenderò più presto. Ed è questa magliettina così con la scritta denim, con i jeans strappati che si utilizzano adesso. Io ovviamente la utilizzerò con i jeans ed è una magliettina molto molto semplice, con le maniche quelle a metà che mi piacciono anche tanto. E poi la parte di dietro è normale, bianca, semplice. È una semplicissima magliettina, da utilizzare così, tipo quando esci così la sera, che non ti serve, diciamo, né essere elegante né essere, diciamo, particolare. È una magliettina che verrà utilizzata tantissimo. Voi sapete tutti che io ho tantissimi colori per quanto riguarda i pantaloni, perché col fatto che sono dimagrita ho dovuto acquistare altri pantaloni e quindi ho preso un sacco di colori: verde, azzurro, rosa, rossi, tantissime, ma mi serviva un pantalone giallo perché quest'anno il giallo si sta utilizzando in tantissimi vestiti, in tantissimi accessori, quindi non potevo non acquistare un pantalone giallo. Che non metterò in questo periodo che ci sono delle mosquitos in giro, perché sennò sarebbe un pantalone giallo con le macchie di mosquitos. E quindi ho preso questo, l'ho preso nella misura 44, veste molto bene, mi piace molto, è un pantalone normalissimo, io utilizzo tantissimo questi, perché li metto sotto con le sneakers e poi scende normalmente al polsino, e questo così è normalissimo e mi è piaciuto tanto, mi piace anche come mi sta. Se posso vi faccio anche il video, cioè il video, vi faccio anche vedere come stanno indossati. Questi due paio di jeans invece li ho presi da Maurizio. Non vi ho detto poco fa che Katia la trovate sia in un negozio sia per quanto riguarda il mercato. Per quanto riguarda il mercato, la trovate a Ragusa, Militello, Palagonia e Mineo. Invece, per quanto riguarda il negozio fisico è a Palagonia, quindi nel mio paese. Vi metterò il contatto sia di Facebook che di Instagram di Katia. Invece, quello che vi faccio vedere adesso, questi due paia di jeans, li ho presi da Maurizio. Maurizio, io lo vedo il mercoledì a Palagonia e il giovedì a Ramacca. Gli altri posti non li so perché non sono differenti dai miei. Ho preso due paia di jeans.
Uno perché mi serviva, perché gli altri che ho mi stanno troppo grandi e mi fanno tutto difetto e non mi piacciono. E quindi ho voluto prendere due paia di jeans. Uno è semplice, tra virgolette, anche se ha delle frange. Uno è questo ed è un pantalone, un jeans semplicissimo. Questo è della marca Farfallina. La particolarità ha queste frange che ovviamente dovrò togliere perché sennò non mi faranno salire in nessuna macchina. E quindi il modellino è semplicissimo così, la parte di dietro è così, molto molto semplice. E poi ha la gamba stretta, normale, sono tipo aderenti. E mi piace molto il modello, mi stanno bene perché è la mia misura. E devo dire che mi sono piaciuti tantissimo, mi piace molto questo colore proprio di jeans, sia questo che l'altro che vi faccio vedere, perché sta ritornando la zampa d'elefante, i pantaloni a zampe, e quindi non ho voluto prendere uno proprio come simbolo fin quando diciamo non dimagriscono altro po', e quindi per non acquistare troppe cose che poi non riuscirei a utilizzarle. E ho preso quest'altro paio di jeans molto più chiaro del primo. Semplicissimo per quanto riguarda sia il lavaggio che il modello, molto molto semplice anche la parte dietro. A me diciamo non mi piacciono molto complicati per quanto riguarda il jeans, e ovviamente la particolarità è la zampa finale, quindi questo è il pantalone, diciamo, nella parte finale. Mi piace tantissimo, i prezzi non sono nemmeno cari quelli di Maurizio, quindi mi trovo bene anche con la sua bancarella perché ci trovo sempre qualcosa di bello. Poi, per finire il tutto, per quanto riguarda l'abbigliamento, se mi guardo in giro, per quanto riguarda l'abbigliamento, siamo stati da Calt Jeans alle Porte di Catania e ho preso un giubbotto, cioè me l'ha regalato la mia migliore amica questo giubbotto, perché io avevo un giubbotto di pelle, tipo pelle, finta pelle, copelle, quello che sia, conservato, bello, pulito, come altre cose conservate che le utilizzavo quando uscivo, quelle rare volte che uscivo, e si è rovinato con la pelle tutta sgretolata. Cioè io ho preso dal contenitore, perché ho i contenitori quelli dell'IKEA, ho preso i giubbotti ed erano questo giubbotto nero tra tutti gli altri. Era quello che utilizzavo di più ed era tutto sgretolato, cioè sembrava tipo come se stesse perdendo la pelle, cioè una cosa incredibile, incredibile, ci sono rimasta malissimo. E quindi mi serviva un giubbotto nero perché io ce l'ho di tutti i colori, eccetera, eccetera. Mi serviva il giubbotto nero, non lo trovavo in nessuna bancarella, in nessun negozio, quindi mi sono arresa e non l'ho preso più. Invece la mia migliore amica l'ha trovato, l'ha visto in questo negozio e me l'ha voluto prendere. Ed è un giubbottino semplicissimo, nero, con il bordo sia qui nella manica che nel colletto, con le strisce bianche e nere. Mi piace tantissimo perché ha le stelle qui applicate, vedete, è molto molto bello. E mi sta benissimo e quindi sono molto contenta. Ed è costato 14,99 euro, quindi 15 euro. Ed è molto molto bello. Questa è una L. Non so se è il modello maschile o femminile, sinceramente, ma mi è piaciuto tantissimo. A me sta bene. Ha le tasche qua laterali che mi piacciono molto, con i taccetti, e quindi devo dire che mi piace, mi strapiace tantissimo. Alla cerniera. Devo dire che mi piace. E quindi questi sono stati tutti i miei acquisti per quanto riguarda l'abbigliamento. Io per adesso vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!